Ciao a tutti amici Dreamini, io mi chiamo Sonia e questo è un nuovo episodio della mia University Challenge. Arrivati, ahimè, all'ultimo episodio di questa miniserie, mini challenge, chiamatela un po' come volete. Questa sarà una puntata molto ricca di cose da fare, per cui munitevi di popcorn, patatine, bibite varie e quant'altro e mettetevi comodi, perché mentre mando i ragazzi a dormire dopo la festa del Barilotto, iniziamo subito con le novità. Ecco, tanto per cambiare, c'è una doccia rotta, sostituisci. Loro due sono in palestra. Ok, allora la primissima cosa che volevo farvi vedere, stoppiamo un attimo e accendiamo le luci, è che ho sostituito le foto, queste qua, diciamo dei ragazzi, queste qua che c'erano all'ingresso, che avevamo fatto a coppie, perché così ho pensato che fossero di buon auspicio per i laureandi prossimi che entreranno in questa casa, semmai ce ne fosse. E quindi ho voluto sostituire le foto e mettere queste qua, appunto singole, con appunto questo abbigliamento, diciamo, universitario. Ecco, anzi, proprio da laureandi, laureati, anzi, per cui ho voluto fare questa cosa. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è che nell'inventario di ogni sim è arrivato il diploma, di laurea e la foto, scattata appunto dal fotografo ufficiale incaricato direttamente dall'università. Non so se avviene esattamente la cosa, ecco, perché comunque io l'università non l'ho fatta, però immagino come succede per le scuole medie, le scuole superiori, che appunto ci sia il fotografo incaricato per scattare appunto le foto. Quindi ce le siamo ritrovate nell'inventario di ogni sim, la foto e il diploma. Ora io direi, mandiamo tutti a nanna, mandiamo avanti il tempo e domani mattina, siccome la notte porta consiglio, come dice il detto, dal fidanzamento caldo caldo di due delle nostre coppie, volevo che proprio queste due coppie quagliassero. E poi, come dice proprio, come vi ho messo nel titolo, trasferiamoci e iniziamo una nuova vita. Volevo proprio in questo episodio conclusivo trasferire i sim e vediamo insieme dove andranno. Quindi aspettiamo la mattina seguente e facciamo le valigie. Ci vediamo dopo. Eccoci qua. Allora, sono le 6:30 del mattino, i ragazzi sono già tutti attivi, hanno già fatto colazione, sono andati in bagno, pipì, docce e quant'altro. E come vi dicevo prima, vorrei che cioè i due, le due coppie, quagliassero. Scusami, no, devi venire qua, Idris, scusami, eh. Vieni qua. E anche Laura, vieni qua, perché abbiamo detto che vorrei che queste coppie quagliassero, e cioè, innanzitutto rallegriamo e facciamo dei complimenti, facciamo il baciamano e quant'altro, facciamo una serenata visto che lui fa belle arti ed è un artista. Io farei un bel proponi le nozze, quindi un fidanzamento ufficiale, e di conseguenza la convivenza. Vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa dice Laura. Sempre coi vostri tempi, eh? Ok. Vediamo un attimo. Oh, che carino. Wow. Oddio, ragazzi. Sì?
Una bella foto. Sì. Oh, ragazzi. Ma si sono fidanzati ufficialmente. Ma che carini. Bene, quindi Laura e Idris andranno a convivere. Occupiamoci adesso dell'altra coppia, ovvero sia Silvia e Diego. Dai, Diego, hai fatto allenamento tutta la notte. Voglio dire, anche se vorrei spostarmi un attimo, perché adesso questi due stanno parlando qua. Andiamo magari qua in cucina, dai. Silvia, dove sei? Ti sei fatta la doccia, sì? Te la sei... Ah, eccoli qua, eccoli qua. Allora, vediamo un attimo. Diego, vediamo un secondo, anche tu. Facciamo un complimento sincero, esprimi affetto, niente, loro devono andare per i cavoli loro. Dove andate? Niente, vi piace? Ma dove cavolo state andando? Oh mamma mia. Ecco, qua. Ci siamo? Diego, ce la puoi fare? No. No, Diego si deve sedere. Tu devi parlare con Silvia, cominciamo. Ecco. Rallegriamo. Offriamo una rosa per cortesia. Vediamo. Io volevo offrire. Sì, gradisci il ballo. Allora. Dov'è? Vabbè, fai il baciamano. E poi volevo proponi le nozze e la convivenza, così almeno anche loro andranno a convivere. Vediamo un po' se magari Diego si alzasse da questa sedia. Niente da fare. Con i vostri tempi, ragazzi, mi raccomando. Tranquilli. Ce la possiamo fare. Ok, vediamo. Sì, davanti a tutti, ragazzi, davanti a tutti. No, vabbè, cioè io adoro. Cosa dici? No, vabbè. Wow. Perfetto, perfetto, ragazzi. E quindi anche loro andranno a convivere. Armando, Armando, come la mettiamo noi qua? Offriamo una rosa rosa e facciamo il baciamano? Vediamo un attimo se... Non l'ha voluta, non l'ha voluta, ragazzi. Niente. No, niente, ragazzi. Lui voleva... Proviamo a vedere... Rallegriamo. Proviamo a chiedere... Niente, non ha accettato neanche... Complimentiamoci per l'aspetto. Rose, ma... Niente. Quindi immagino che cosa ho cliccato. Battuta di abbordaggio. No, lei è proprio zero. Niente. Volevo chiederle. Niente, non mi è neanche uscito posa sexy. Facciamo scuse eleganti allora. Facciamo scuse eleganti recupera in extremis, possiamo, scusa, scusa. Niente, però è flirtante. Mamma mia, sta ragazza ci darà del filo da torcere, porca miseria. Recupera in extremis, vediamo. Niente, volevo chiederle di diventare la mia fidanzata, ma se non ha accettato né la rosa né niente, anzi sta proprio andando indietro. Vabbè. Niente, loro non andranno ovviamente a convivere. Vabbè, questo già si poteva intuire.
E già si poteva intuire, perché comunque loro è un rapporto abbastanza precario dal punto di vista del sentimento, anche se sono attratti fisicamente. Non era mia intenzione andare a farli convivere, ma almeno speravo in un fidanzamento. Vabbè, niente. Allora, facciamo una cosa. A questo punto, lasciamo che i ragazzi preparino le valigie, raccolgano tutti i loro oggetti personali che durante la permanenza in questa casa hanno sparso un po' ovunque e lasciamo anche che si salutino fra loro, anche se per loro questo non sarà un addio, ma bensì un arrivederci, perché comunque si sono già scambiati gli indirizzi, eccetera, eccetera. E colgo l'occasione per introdurre un nuovo personaggio a cui i ragazzi qualche tempo fa si sono rivolti per aiutarli a trovare casa. Alcuni dei nostri 8 ragazzi torneranno dalle proprie famiglie, e altri si trasferiranno altrove e poi vedremo anche la sequenza di uscita dalla casa. Vi lascio quindi qua di seguito le clip e ci vediamo dopo. Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia agenzia. Mi presento, io mi chiamo Sony Dream e sono la vostra agente immobiliare nonché decoratrice di interni che si occuperà di cercare la casa adatta a ciascuno di voi e mi occuperò inoltre di arredarla e completarla attenendomi ai vostri desideri, esigenze e perché no, renderò la vostra abitazione il regno dei vostri sogni. Intanto vi ringrazio per aver scelto me e la mia agenzia. Spero di essere all'altezza e che alla fine dei lavori sarete soddisfatti del mio lavoro. Ma iniziamo subito con qualche domanda per capire meglio le vostre esigenze e le vostre preferenze. Ad esempio, lei, signorina Bellini, so che ama l'arancione e il marrone, è corretto? E lei, signor Montanari, impazzisce per la forma fisica, giusto? Bene, ho già in mente quale soluzione abitativa proporvi. Signorina De Rosa e signor Martin, voi amate il nero ma odiate il grigio ed entrambi adorate la musica, non è così? Anche per voi credo di avere la soluzione ideale. Solo un attimo di pazienza che controllo la posizione. Ok, fatto, ci siamo. Per lei, signor Fiore, ho in mente un lotto molto particolare che si addice molto alla sua personalità, con una bella cucina grande per esercitarsi a cucinare, visto che è la sua passione, e che possa contenere tutti i suoi ospiti durante le favolose cene che organizzerà per presentare i suoi piatti. Come dice? A lei piace il colore grigio e rosso? Ho già calcolato tutto, non si preoccupi, anche lei ne sarà soddisfatto, mi creda. O almeno lo spero. Carissimo signor Lee Choi, manca solo lei. Vediamo, lei è decisamente un artista del colore, futuro pittore o critico d'arte. Ama il rosa e il viola, adora le decorazioni di ogni tipo, ma ama in particolare i tendaggi bianchi e candidi. Per lei ho a disposizione un piccolo ma efficientissimo appartamento molto funzionale e servito da ogni qualsivoglia comodità. Basta recarsi nella piazzetta antistante per accedere ad ogni servizio offerto dalla città. Benissimo, spero di essermi annotata tutto correttamente e se nessuno ha null'altro da aggiungere, io direi di iniziare subito con il tour delle varie soluzioni abitative. Assegnerò ad ognuno di voi un mio collaboratore che vi accompagnerà e per qualsiasi altra info
o chiarimento, non esitate a ricontattarmi. Per voi sarò sempre disponibile e mi raccomando, se sarete soddisfatti, come spero, passate parola. Voi sarete il mio biglietto da visita. Buon tour e arrivederci. Allora, per non sapere né leggere né scrivere e soprattutto per non generare favoritismi, anche se ovviamente ho un mio sim, mio o mia sim preferito all'interno di questa unità familiare, ho deciso, ma per il momento non ve lo svelo, ho deciso di affidarmi nuovamente alla ruota casuale trovata online per aiutarmi a stabilire l'ordine di uscita degli 8 SIM da questa casa e di conseguenza del loro trasferimento. Quindi bando alle ciance e scopriamo subito insieme e in diretta chi sarà il primo o la prima a trasferirsi, ma non solo. Vedremo anche dove si trasferirà e nel caso con chi. Per cui io darei inizio al tutto e avviamo la ruota per scoprire il destino dei nostri ragazzi. Quindi partirei subito e il primo sim a doversi trasferire sarà. Azioniamo la ruota, vediamo un attimo. Rose! Voilà! Rose! Benissimo! Allora, Rose sarà la nostra prima sim a doversi trasferire e vediamo subito dove andrà ad abitare. Andiamo a vedere. Eccoci tornati. Allora, quante volte dirò eccoci in questo video? Va bene. Allora, abbiamo visto che la prima persona che dovrà trasferirsi sarà Rose. Ed eccoci qua appunto con Rose. Quindi è arrivato il momento di trasferirsi. Quindi separati dall'unità familiare e trasferisciti. Quindi abbiamo già salutato tutti quanti. E andiamo a vedere dove si trasferirà Rose. Ok, eccoci qua. Allora, Rose la troviamo da questa parte. Seleziona un'altra unità familiare perché lei tornerà a casa sua. Esattamente, non si porta via niente lei perché comunque la casa è di loro proprietà e andiamo a vedere chi sono queste persone. Eccoci qua. Facciamo stop assolutamente perché vi devo parlare un po' di loro. Innanzitutto, cioè io l'ho trasferita e lei non. Dov'è? Lei è ancora di là, punta del. Porta qui Rosa. Allora, lei la dobbiamo mandare a scuola. È tardissimo. Madonna, è quasi ora che torna. Vabbè, non importa. Allora, lei mandiamola a scuola. Allora, prima di vedere chi sono questi personaggi, devo trovarle un lavoro. Prima che mi dimentico, allora, Rose è laureata in psicologia. Allora, vediamo un attimo. Laurea in psicologia. Allora, io direi di iniziare una carriera subito. La iniziamo da subito e andiamo a vedere. Io pensavo di farle fare tipo, ecco qua che sta venendo a salutare. Allora, ecco qua. Potrebbe fare la professoressa. Avere una laurea universitaria rilevante implica che il lavoro comporterà una paga migliore, promozioni più facili, più giorni di vacanza e un bonus iniziale. Può essere conferito un solo bonus iniziale per SIM ogni 7 giorni, a prescindere dalla carriera. Intraprendi una carriera nella docenza universitaria, tieni conferenze, assisti studenti, svolgi ricerche per l'università.
università e naturalmente dai voti. Allora, io fin dall'inizio appunto pensavo che Rose fosse proprio portata per fare la professoressa e le ho fatto intraprendere proprio l'indirizzo universitario volto a questa professione, per cui svolgendo psicologia, secondo me ci sta, perché comunque una professoressa deve capire anche, diciamo, i propri studenti a livello proprio psicologico, oltre che ovviamente il conoscere alla perfezione, ovvio, la materia che va poi a a spiegare, insomma. Per cui io direi che professoressa è la professione adatta a Rose. Per cui io direi e abbiamo completato anche la sua aspirazione. Sì. Adesso andiamo con il conoscere le persone con cui è andata a convivere. Le persone con cui è andata a convivere non sono nient'altro che la sua famiglia. Lui che vedete qua è Pierre Bonnet, che sarebbe suo fratello gemello, mentre Amélie Bonnet è sua sorellina che è adolescente, che poi vediamo velocemente in CAS. Allora, breve storia, questi tre fratelli hanno perso entrambi i genitori contemporaneamente molti anni fa, quando Amélie era solo una bambina, mentre Rose e il suo fratello gemello Pierre erano appena diventati adolescenti. I suoi genitori sono passati a miglior vita in un tragico incidente stradale mentre stavano tornando a casa dal lavoro. I genitori lavoravano insieme in un piccolo ristorantino aperto e condotto con tanta fatica e sacrificio e dedizione, ma una sera, dopo la chiusura, stanchi morti, si misero in auto e procedettero verso casa. Purtroppo durante il tragitto la moglie ha scritto un messaggio alla babysitter che stava con i bambini mentre lei e il marito erano al lavoro, per informarla del loro imminente arrivo, e quando cioè il loro rientro a casa, ovviamente, quando il marito, colto da un colpo di sonno, si addormentò durante la guida dell'auto. È stato un secondo, l'auto si schiantò contro un'altra auto proveniente dal lato opposto della strada e nessuno si salvò dall'impatto. La, se così si può chiamare, fortuna di questi tre ragazzi è che non sono finiti in comunità, perché la casa in cui vivono era di proprietà dei genitori e per via della successione è passata a loro, quindi loro un tetto sopra la casa lo hanno sempre avuto e nessuno poteva cacciarli da lì, questo poco ma sicuro. In più i genitori avevano messo da parte un gruzzoletto di denaro grazie al proprio lavoro, in modo da poter permettere ai propri figli almeno di terminare gli studi in tranquillità, cosa che sta facendo Amélie, che è ancora adolescente. Rose ha deciso appunto di intraprendere l'università e l'ha fatto laureandosi, mentre Pierre, diventato l'uomo di casa, terminato il liceo, ha cercato subito lavoro per permettere alle sue sorelle di inseguire i loro progetti futuri, sacrificando se stesso, ma così ha deciso e così ha fatto. Quindi la loro è una vita sicuramente semplice e questo è quanto, insomma. Adesso volevo velocemente farvi vedere la casa. Allora, questo è l'ingresso, questo è, aspettate che accendo le luci perché questa è una luce, sì, accendi tutte le luci, ok. Allora, questo è diciamo l'ingresso e il soggiorno. No, non
State tranquilli che tanto non capirò mai come si fa. Perfetto, questo è, avete capito, la trovate in galleria. Questo è l'ingresso da questa parte. Qua troviamo la cucina fatta così. Abbiate pazienza, ragazze, non ce la posso fare, basta, non ce la posso fare. Questa è la cucina fatta in questo modo. Questo è, diciamo, la sala da pranzo. Ok, così. Casomai vi metterò delle foto che saranno sicuramente molto più semplici da guardare. Poi ci sono da questa parte le due camere da letto molto molto semplici, del fratello e sorella, di appunto Rose, mentre questa è la camera di Rose. Qua abbiamo il letto, è un pochettino più arredata rispetto a quelle dei suoi fratelli, perché comunque lei è una tipa un po' particolare, ecco, l'abbiamo imparata a conoscere, è delicata, insomma, è un bel tipino a sé. E qui c'è il bagno, anch'esso molto semplice, così, nulla di che. Qua c'è la vasca da bagno, tutta in legno, qua c'è il lavandino, il water e quant'altro, insomma, tutto abbastanza semplice. E qua nel giardino c'è il bar, ci sono due attrezzi ginnici, loro comunque sono tre ragazzi fondamentalmente giovani, per cui ci sta il calcio balilla, e qua ci sta praticamente la griglia per invitare qualcuno, comunque gli amici di Amélie, eccetera. Vi volevo far vedere velocemente nel CAS questa unità familiare, ma giusto per vedere un attimino alla veloce. Appunto, questi due. Allora, vabbè, Rosa la conosciamo molto bene. Pierre, eccolo qua. Pierre assomiglia molto, a Rose, assomiglia veramente tanto, anche lui gli occhi grigi e i capelli rossi. Non sto qui a farvi vedere gli outfit, ma ci tenevo a farvi vedere appunto il fratello e la sorella, mentre Amélie è una tipa tutta anche lei a sé. Vedete, è attiva, è smanettona. Guardate i particolari. Lei non assomiglia fisicamente a Rose e al fratello. Infatti, lei ha i capelli scuri, ha le lentiggini, porta gli occhiali, ha il piercing e questi, non so come si chiamino, dilatatori, non so se sono questi o se sono semplici orecchini particolari, e ha gli occhi verdi. Lei ha gli occhi verdi. Bene, per cui Rose diciamo che l'abbiamo sistemata, tra virgolette. Torniamo alla ruota e vediamo chi sarà la prossima persona che dovrà abbandonare la casa della challenge. Eccoci qua. Allora, ho tolto, come avrete visto, Rose, perché appunto l'abbiamo appena trasferita, quindi rimangono gli altri sette. Vediamo adesso chi sarà il secondo sim a doversi trasferire. Andiamo? Oh, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Luna, sarà Luna, un'altra ragazza. Perfetto. Allora, adesso ci spostiamo, o meglio, andiamo a trasferirci insieme a Luna e andiamo a vedere dove ha deciso di andare a vivere. Eccoci tornati. Allora, abbiamo visto che la prossima sarà Luna, la prossima a trasferirsi sarà Luna. Lei è già qua al computer, separati e trasferisciti. Vediamo un attimo. Loro intanto hanno preparato le valigie, si sono salutati, lei ha abbracciato il suo amico Kim. Allora, anche per lei selezioniamo l'unità familiare. Vediamo chi è questo signore. Anche lei non si porta via niente perché comunque la casa lei ce l'ha già.
andiamo un po' a vedere chi è questo signore con cui va a convivere. Eccoci qua nello scenario splendido di Sulani, facciamo stop. Scenario splendido dove anche a me piacerebbe vivere, guardate, vi dico la verità. Niente, si sono trasferiti i sim, ma sono ancora di là con la testa. Allora, dove sei, Luna? Sei qua. Allora, praticamente, prima che inizio, cioè prima che mi dimentico, iniziamo anche lei una carriera. Anzi, volevo farvi vedere, giusto per ricordare. Allora, lei si è laureata in arti drammatiche, per cui io per lei pensavo una carriera non di attrice, ma di comica, per cui intrattenitrice. Ecco, vediamo se la troviamo. Eccola qua. Non l'avevo vista. Sì, questa qua. Adesso non sto a leggere tutta la dicitura, comunque leggerò solo questo che cambia, perché cambiando carriera. La vita dei comici professionisti non è sempre divertente, quindi esercitati nelle imitazioni e prepara le tue migliori barzellette tropicali. I premi includono la capacità di provare materiale davanti agli amici, e, per cui io direi che sì, per lei ho proprio pensato la carriera comica, per cui la eccoci qua, anche lei ha completato l'aspirazione, ed ora è arrivato il momento di vedere chi è questo signore. Allora, dov'è questo signore? Ah, scusi, è in bagno, povero. No, ma lo sta pulendo. Allora, questo signor Antonio, vieni qua e riabbraccia tua figlia, perché il signor Antonio è il papà di Silvia, buonanotte, di Luna. Ce la posso fare. Papà Antonio è un amante della pesca, in tutta la sua vita ha fatto il pescatore, ha dedicato la sua esistenza all'amore per il mare e all'amore per la sua adorata moglie e per la sua unica figlia femmina, Luna. Attualmente si sta godendo la pensione in questa graziosa casetta sul mare, molto semplice ma accogliente. La mamma di Luna è mancata poco prima che lei partisse per frequentare l'università. È semplicemente venuta a mancare per vecchiaia, e siccome anche Antonio purtroppo se ne andrà a miglior vita, Luna ha deciso di stargli vicino il più possibile e godere dell'amore di un genitore, così come le è stato insegnato fin da piccola proprio dai suoi genitori. Per cui io direi di abbracciare subito il papà, di salutarlo, che sarà sicuramente orgogliosissimo di lei. E esatto, lo abbracciamo. E vabbè, non lo vediamo in CAS, perché comunque vabbè, è molto molto semplice, nulla di che. Questa è la casa, quindi qua c'è la cucina, non ci sono soprammobili, non c'è niente, proprio perché è una famiglia molto molto semplice e umile. Qui hanno la TV, qui hanno appunto il salottino, qui hanno una libreria, c'è una parte esterna con i lettini, qui c'è questa questo terrazzino, questa è la camera di Luna, anche qua molto semplice sui toni del rosa. Fatemi un attimo accendere le luci, non le ho accese, accendi tutte le luci, ok. Tutta sul rosa, perché comunque lei ama il rosa. Qua c'è appunto il suo letto, il computer, qui c'è la tastiera e il microfono, perché comunque si dovrà allenare. Qui c'è un bagnetto,
Sopra c'è la camera del papà, così sull'azzurro c'è un altro bagno con la porta scorrevole. Qui c'è la vasca, eccola qua. Qua c'è il lavello e qui c'è il WC, semplicemente. Poi volevo farvi vedere che c'è anche uno spazio esterno, eccolo qua, c'è lo spazio esterno con qua questa griglia che si può mettere appunto sulla spiaggia e qua c'è un piccolo gazebo dove mettere appunto, cioè dove accogliere, ecco, magari gli ospiti, i parenti, eccetera, e questo è quanto, ragazzi. Quindi qua praticamente anche Luna è stata trasferita. Ho raccontato la sua mini storia. Questo è il suo adorato papà. E torniamo a casa della challenge dove man mano trasferiremo anche gli altri ragazzi. Ok, abbiamo tolto anche Luna. Adesso proseguiamo e vediamo chi sarà il terzo sim a doversi trasferire. Vediamo un po'. È abbastanza veloce questa ruota, meno male. Un'altra ragazza, wow, sarà Laura. Molto, molto bene. Allora, Laura, adesso vediamo un po' le sorti di Laura. Andiamo a vedere insieme. Allora, abbiamo appena visto la ruota. La ruota ci dice che la prossima persona che dovrà trasferirsi sarà Laura. Ed eccola qua. Laura, dov'è che non ti vedo? Ah, è qua in piscina, perfetto. Allora, abbiamo detto che Laura sarà la prossima, quindi trasferisciti. Così, proprio in costume da bagno, Laura è sparita. Laura, dove sei? Ah, ok. È qua. Per cui ce la fate dal telefono o devo per forza? No, vi devo mandare su. Vabbè, andiamo su allora al computer perché vi piace di più trasferirvi dal computer. Dove siete? Allora, anzi, guarda, Idris, visto che vi trasferirete insieme e tu sei già qua, facciamo così, fallo tu per cortesia, grazie. No, vieni qua, come non detto. Santissimi, Pietro e Paolo, santissimi, proprio Dio del cielo e della terra. Oh, ok, ci siamo. Kim, sì, vai pure, tanto tu sarai il prossimo. Allora, abbiamo detto, Laura e Idris andranno a convivere, quindi abbiamo detto 150, perché comunque devono comprare casa. Ok. Andiamo. Allora, loro si trasferiranno a Oasis. A Oasis andranno esattamente qua, in questa casa che io ho scaricato per loro. Ammobiliato, ovviamente. Ok, fermi tutti. Allora, Laura, dove sei? Qua. Allora, innanzitutto, ricapitoliamo, Laura è laureata in economia, per cui economia, io direi subito inizia una carriera. Laura è molto giocosa, ma adesso ti calmi, lui ha sonno, va a dormire. Quindi, ma non può fare la responsabile ambientale? Sì, può fare anche la responsabile ambientale. Sì, perché non mi è. Qua non c'è però il cosino. Sì, comunque c'è la spunta per la laurea. Però io pensavo a questa carriera per lei. Quindi vediamo se. Perfetto. Aspirazione completata, quindi vuol dire che anche se non mi dava la spunta, la può fare tranquillamente. Mentre Idris. Aspettate che ricontrollo la sua laurea. Laurea in belle arti. Allora, io avevo pensato per Idris, il musicista. Eccolo qua, musicista. Esattamente, la dicitura c'è e per cui perfetto, e anche per lui a posto.
Allora, la casa è questa, mini tour. Allora, all'esterno togliamo questi pannelli che magari ci rompono un po' le scatole. La festività, ok, va bene. Allora, questa è la casa, l'ho costruita io, la trovate in galleria, ho fatto delle modifiche che per loro due mi sembravano più adatte, appunto. Allora, qua troviamo la sala musica. Sala musica e arte, direi, perché comunque c'è sia il cavalletto per dipingere, ci sono gli strumenti musicali perché appunto lui sarà musicista, ci sarà il microfono. Quindi questa è la sala musica, qua al centro c'è la scala, qua c'è la cucina fatta in questo modo, c'è un piccolo, diciamo, un salottino, una seduta, qua c'è appunto il tavolo. Scusate, i miei problemi di mostrare il tutto, ma spero che apprezziate la casa. Qua c'è la cucina, una TV, qua c'è un angolino, tè, caffè, quant'altro, no, caffè no, tè, libreria e questo è il microonde. Qua fuori ho fatto questo, diciamo, ruscello, questa cosa che mi piaceva tanto con i getti e queste ninfe. Qua fuori ho fatto una piccola sala fitness. Qua ho fatto la vasca idromassaggio e poi ho fatto anche la scala esterna che va direttamente al piano superiore. Al piano superiore abbiamo ovviamente la scala con questo corridoio. Qua ho messo un'altra libreria e il gioco qua per la logica, la scacchiera. Qua ho fatto un piccolo studio appunto per lei, per Laura, con il computer. Poi qua abbiamo il bagno fatto in questo modo, scusatemi, non imparo, cioè mi do proprio per dispersa. Qua abbiamo il doppio lavello, doccia e vasca messa in questo angolino con queste decorazioni a muro e poi da questa parte dovrebbe esserci il WC, esatto, eccolo qua. Poi abbiamo da questa parte la camera da letto. La camera da letto sui toni del. Vi sto facendo venire il mal di mare, lo so, sono consapevole di ciò, perdonatemi. La camera da letto appunto semplicissima. Da questa parte ho messo gli specchi e questi due. Vabbè, l'armadio a muro, queste due poltrone, una lampada e. Ok, da questa parte abbiamo il corridoio, eccetera. Qua ho fatto una piccola cameretta per eventualmente i futuri pargoli. L'ho fatta così, sui toni un po' del rosa e del verde. Ho fatto appunto il doppio letto, il letto a castello. Qua c'è l'armadio a muro e qua ho messo anche qua delle decorazioni, insomma. E niente, quant'altro, insomma, questa è la casa che ho costruito per loro. Il lavoro l'abbiamo trovato, per cui anche l'aspirazione l'abbiamo completata per entrambi. Non ci resta che salvare anche questo e tornare, alla ruota della fortuna, chiamiamola così, per trasferire il prossimo sim. Vediamo insieme di chi si tratta. Allora, ho tolto Laura e di conseguenza anche Idris. Andiamo avanti, vediamo chi sarà il quarto a dover lasciare questa casa. Vediamo un po'. Eccolo lì il nostro Armando. Perfetto. Yuhu, Armando, benissimo. Allora, andiamo subito a vedere dove si trasferirà Armando. Andiamo insieme. Eccoci tornati. Allora, qua siamo sempre di meno, mamma mia. Allora, Armando, cosa stai facendo? Tocca a te. Tocca a te, vediamo se riusciamo a trasferirti anche a te in questo modo, se no dobbiamo usare il computer. Ma io ho la testa più dura del muro, ragazzi. Vediamo se riesce.
No, col cacchio. Allora andiamo su, adesso i prossimi li faccio direttamente dal computer e vaffanbagno perché mi ha rotto. Allora, computer, unità familiare, separati e trasferisciti. Vai. Qua c'è il suo amico Kim. Kim, quando sarà il tuo turno? Ma chi lo sa? Io lo so perché ho già fatto tutte le ruote, ma non spoilero, un tubo di niente. Scherzo. No, però non ve lo dico, se no vi tolgo il... vi tolgo la sorpresa. Allora, crea una nuova unità familiare da solo, ahimè, da solo, perché Rose, a parte che Rose aveva la sua famiglia, però non ha voluto neanche fidanzarsi, non ha nemmeno accettato... non ha nemmeno accettato né la rosa né il flirt, niente da fare. Per cui gli diamo i suoi soldi perché gli serviranno per acquistare casa e andiamo a vedere dove la nostra agente immobiliare ha deciso di far trasferire Armando con il suo consenso, ovviamente. Allora, vediamo un attimo, anche per lui sarà Oasis Springs. Quindi la sua casa è questa. Ha mobiliato, ovviamente. Prima cosa da fare è trovare un lavoro, perché altrimenti 100% mi dimentico. Per cui troviamo subito un lavoro. Ok, stavo dicendo. Per tutto questo tempo l'ho fatto cucinare come un pazzo, quindi è ovvio che la sua carriera sarà quella da cuoco. Quindi cerchiamo subito una carriera, così completiamo anche per lui l'aspirazione. Eccoci qua. No, Erika Fuji, no, non è il momento. Eccolo qua, chef, vediamo. Sì, per preparare cibo squisito serve un tocco speciale. Inizia il tuo viaggio per procurare emozioni forti a un sim con un piatto fin troppo delizioso. I premi includono la capacità di preparare torte di qualità superiore. Wow, sì, è la carriera proprio adatta per lui, lo chef. Quindi confermiamo. Ok, aspirazione conseguita anche per lui. Quindi rimettiamo in pausa e vi faccio vedere la casa. Allora chiudiamo tutti i vari banner perché sennò non si vede un tubo. Allora, questa è la casa dall'esterno. Eccoci qua. Qui c'è una piccola scaletta, c'è l'ingresso. Eccolo qua. Lui ama il rosso, per cui... richiamano un po', diciamo, il rosso, l'arancio, il giallo, sono colori che a lui piacciono molto. Allora, si entra subito in questo salottino. Sì, il mal di mare ce l'avrete fino alla fine, non c'è problema. Mi perdonerete. Allora, questo salottino con la TV e tutto, qua è fatto in questo modo. Ok. E poi si entra in questa mega cucina. Ragazzi, guardate. Che roba, questa è la cucina. Allora, notte brava, ok. Questa è la cucina. Qua veramente si potrà, come ha detto l'agente immobiliare, qua si potrà veramente sbizzarrire. Ho fatto proprio il tavolo grande da 8 in modo che possa invitare tutti gli amici, tutti i suoi amici dell'università per poter sfoggiare i suoi piatti che comunque ha imparato a fare durante l'università. Qua c'è una libreria e ho messo il camino, anche se effettivamente a Oasis non è che serva molto, però vabbè, mi piaceva. E qua ho fatto il bagno sempre con la privacy qua del WC, il doppio lavandino, anche se a lui sinceramente ne serve solo uno, povera Stella, lui pensava di poter conquistare Rose e portarsela qui con sé, ma non, per il momento non ce l'ha fatta. Per cui questo è il bagno. Sopra
Praticamente troviamo ovviamente il corridoio con la scala, queste tre porte. Qui c'è la camera da letto con, vabbè, lui è amante del violino, per cui gliel'ho voluto mettere. Questa appunto è la camera da letto. È amante anche del benessere perché ho visto che era su con cioè su con l'abilità, insomma. Benessere è all'uno, però di spontanea volontà sua si metteva a fare 2 secondi di meditazione, per cui ho voluto aggiungere lo sgabello. Qua fuori c'è un piccolo balconcino carino con l'ombrellone, e qua guardate ragazzi, lui sognava già con Rose di poter formare una famiglia, ma ahimè, per il momento, come vi dicevo prima, non ce l'ha fatta. E niente, lui ha messo anche questo letto, diciamo, a scomparsa. Inviterà gli ospiti, ragazzi. Inviterà gli ospiti nell'attesa di conquistare del tutto Rose, oppure chissà, magari si dedicherà ad altra persona, insomma, perché comunque lui se lo merita. Qua c'è il bagno, anche qua abbastanza grande. È un po' particolare questa casa perché è molto spigolosa, però mi è piaciuta proprio perché ha la sua particolarità. Ecco, qua appunto abbiamo anche qua il doppio lavandino, il WC, lo specchio grande. Qua sì, buonanotte, ce la posso fare anche a parlare. Ho messo i mobiletti con i profumi, i saponi, quant'altro, la doccia e niente, qua dietro ho messo un piccolo spazio, vedete, ha anche posizionato come si chiamano? Le altalene, però vabbè ragazzi, sarà per la prossima persona a cui si dedicherà, insomma. Anche qua un tavolino per l'esterno e due lettini per prendere il sole. Bene, ragazzi, anche questa casa la troverete in galleria. Abbiamo anche per lui trovato la professione adatta alla sua vita e per ciò che lui ha studiato, per cui non ci resta anche qua che salvare e tornare al prossimo sim che dovrà trasferirsi. Per cui andiamo alla ruota. Ok, allora. Sono rimasti gli ultimi tre. Vediamo un attimino cosa succede. Azioniamo la ruota e vediamo un po'. Diego sarà il prossimo a doversi trasferire. Andiamo a vedere dove si trasferirà Diego. Andiamo insieme. Eccoci qua di nuovo. Allora, mettiamo in pausa. Anzi, no, guarda, Diego, iniziamo proprio da te perché tu sei l'unico, cioè l'unico, no, ho sbagliato, sei il prossimo a doversi trasferire. Quindi, guarda, vieni direttamente al computer perché tanto ho visto che dal telefono non funziona una mazza. Quindi, separati e trasferisciti. Vai. Ah, guarda, guarda chi c'è qua, non l'avevo mica vista. Silvia. Eccoci qua, infatti si dovranno trasferire proprio insieme, lasceranno un attimino Kim da solo. Allora, vediamo un attimo quanto vi dovrete portare voi. Qui sulle 150, esattamente. Allora, facciamo così, nuova, esattamente, e vediamo anche per loro dove la nostra agente immobiliare ha trovato casa. Andiamo anche per loro a Oasis. Oasis si è ripopolata grazie ai miei sim e andiamo esattamente qua, casa dei Cactus. Eccola qua, ammobiliato ovviamente perché io l'ho arredata, per cui l'ho riarredata, anzi, l'ho lasciato ovviamente i muri portanti, ho lasciato le varie stanze, ho riarredato completamente e ho arredato il giardino che è una vera chicca, adesso vedrete, spero vi piaccia. Eccoli qua, allora fermi, anche per loro troviamo subito lavoro, così non mi dimentico. Allora, Diego,
Tu hai, sì, in biologia perché ti ho fatto praticamente fare l'attività fisica fino, cioè come se non ci fosse un domani, per cui Ubrone. cercati un lavoro. Io pensavo per lui di fargli fare il personal trainer, perché ce lo vedo proprio così muscoloso. Non so se la carriera di personal trainer ci sia, anzi credo proprio di no, però pensavo di fargli fare l'atleta, ma più che l'atleta, il culturista, perché è quello che più si avvicina, è la professione che più si avvicina a quello che volevo fargli fare io. Eccolo qua, culturista, ah, c'è proprio la dicitura. Perfetto, quindi culturista, Diego sarà culturista, per cui confermiamo, per la tua maestria della muscolatura condurrai una vita basata su forma fisica, infatti è quello che gli abbiamo fatto fare, alimentazione e allenamento con i pesi. Allenerai gli altri sim, ti esibirai in prove di forza per i fan adoranti e scolpirai il tuo corpo per conferirgli un aspetto divino che, voglio dire, già ce l'ha, perché comunque, vabbè. Comunque continuerà sicuramente su questa strada. Confermiamo e per lui ce l'abbiamo fatta. Cara Silvia, tocca a te. Allora, tu a te ti abbiamo fatto laureare in comunicazione, per cui ok, aspirazione completata. Ok, inizia anche tu una carriera. Ok, flirtate dopo, per l'amor di Dio. Fatemi fare sta cosa perché poi mi dimentico. Eccole qua, pubbliche relazioni. Quindi, il posto fisso in una multinazionale non è sempre un male, permette di conoscere da vicino le celebrità più in vista e pubblicizzare prodotti importanti. Convincere la gente a mettersi in mostra è una delle cose che ti riescono meglio. Non c'è nulla di così grande che non possa giocare a tuo favore. Sì, a lei la vedo proprio parlare con la gente. Sì. Secondo me è proprio la professione che fa per lei. Quindi confermiamo anche per lei. Aspirazione conseguita anche per lei. Sì. E adesso ci soffermiamo un attimo nella casa. Allora, ovviamente, questo chi è? Non ci interessa. Allora, questa è la casa, dicevo, l'ho riarredata, per cui partirei magari dal soggiorno. Allora, si entra da qua. Questa qua era la casa dei coinquilini, per intenderci, ma comunque l'avete riconosciuta tutti quanti. Allora, qua all'ingresso ho fatto un salottino in questo modo. Mentre da questa parte ho messo il bar, qua sopra volevo mettere le loro foto, che non ho fatto per gli altri, ma comunque. No, questa è da mettere con il nuovo object, vabbè, non importa. Così e così, qua i loro due diplomi. Quindi qua c'è il bar, qui ho fatto la zona pranzo. Da questa parte ho fatto la zona cucina in questo modo, nei toni dell'arancione, perché a Silvia piace tanto l'arancione. E ok, poi da questa parte ho fatto il bagno, cioè c'era anche prima, ma l'ho riarredato. Vediamo un attimo, ho fatto la vasca da bagno, questa qui ad angolo, con le decorazioni. Da questa parte ho messo il doppio lavandino, il WC, mal di mare forever, e da questa parte ho fatto la doccia così, quella di Oasi Innevata con il muro a vetro, insomma. Poi da questa parte ho fatto la camera da letto, loro appunto, semplicissima. Ah, non ho acceso le luci, ma dovrebbe vedersi comunque. Da questa parte ho messo lo specchio, la cassettiera e l'armadio. Poi, aspettate che le accendo queste luci. No, luci automatiche, no, accendi tutte le luci. Vabbè,
Vabbè, non si vede un tubo lo stesso. Come non detto, qua ho fatto uno studio di, appunto, lo studio di Silvia, perché ho messo, vabbè, qua una libreria e da questa parte ho messo, appunto, il computer con la scrivania. È molto, molto spoglio, ma poi col tempo la personalizzeranno loro. E da questa parte, siccome lui si dovrà allenare, ho fatto una piccola sala fitness con questi attrezzi, così il sacco, ho messo il tapis roulant e qui ho messo anche il tappetino per fare yoga. Questo giardinetto in realtà l'ho lasciato tale quale perché sinceramente ho arredato lo spazio esterno che poi vedrete. In questo corridoio volevo farvi vedere che ho messo Diego in primo piano. Ho messo appunto le scarpiere, questi mobiletti, questi appendiabiti e anche queste mensole che comunque personalizzeranno loro col tempo. Vi faccio vedere la parte esterna. Allora, si entra così, qua ho lasciato questi basi in questo modo. Mi piace molto mettere lo stesso vaso e poi rimpicciolirlo, farne altri. Quindi, qua ho messo qua nascosti i bidoni della spazzatura e qua si entra in un piccolo angolino fai da te, qua così. E poi si entra, ragazzi, nel giardino vero e proprio di questa casa. Questa casa mi è piaciuta tantissimo mentre la stavo facendo. Allora, qua ho messo questo spazio, questo piccolo, diciamo, spazio per coltivare qualche cosina. Qua ho messo appunto la griglia, qua ho messo questa panca con l'ombrellone, qua ho messo una zona relax con un sacco di piante, questi divanetti che mi piacciono tanto. E da questa parte ho fatto la piscina e uno spazio, diciamo appunto anche qua relax per prendere il sole e quant'altro. Insomma, questa casa mi piace tantissimo, tantissimo. Ditemi anche voi cosa ne pensate. Anche questa, se volete, la trovate con appunto queste modifiche, la trovate in galleria. Io appena termino la registrazione di questa puntata, carico tutti i lotti in galleria. Qualcuno l'ho già condiviso. Adesso continuo in modo che, se volete, potete andare a vedere, insomma, a scaricare, eccetera, se vi piace. E niente, anche per loro abbiamo trovato sia il lavoro sia la casa ideale dei loro sogni. Non ci resta che Kim. Quindi andiamo alla ruota solo per presentarlo e poi continuiamo a trasferirlo. Allora, rieccoci. Togliendo Diego e naturalmente anche Silvia, perché appunto sono andati a convivere, è rimasto Kim. Kim sarà l'ultimo a dover abbandonare la casa, non del Grande Fratello, ma della University Challenge. E scherzi a parte, andiamo a vedere Kim dove si trasferirà. Andiamo a vedere insieme. Eccoci, allora con un Kim solo soletto, che adesso non lo sarà più o non si sa, trasferisce unità familiare perché comunque è rimasto da solo. Silvia che già lo chiama, ragazzi, Silvia, un attimo, stai lì bella buona perché adesso tocca a me a trasferirmi, devo prendermi tutte le mie valigie e andare in questo nuovo appartamento che sarà qui a San Malsciuno. Allora, sarà qui e sarà questo appartamento qua. Trasferisciti, ammobiliato, ovviamente, perché l'ho ammobiliato per un motivo. La prima cosa da fare anche per lui sarà trovargli un lavoro. Lui ha la laurea in storia dell'arte, quindi la mia intenzione è
fargli intraprendere la carriera di critico d'arte, per cui appena arriverà in Questcata, adesso è in treno, sta arrivando, eccolo qua, caricamento è andato a buon fine, speriamo. E appunto pensato, appena arriverà in questa casa, anche lui intraprenderà subito la sua carriera e poi facciamo il tour della casa, dell'appartamento. Eccolo qua, non dimenticare di pagare l'affitto in tempo. Allora, caro Kim, inizia una carriera. Allora, inizia la carriera. Kim, ce la puoi fare. Intanto togliamo il banner o il pannello, così come si chiama, non lo so. Togliamo anche questo, così siamo già pronti per far vedere la casa. Ok, allora, critico d'arte, eccolo qua. Definisci la base di tutte le attività artistiche, semplicemente. Io ce lo vedo proprio, Kim. Io ce lo vedo proprio. Quindi, confermiamo. Anche per lui abbiamo conseguito la sua aspirazione, vedete che già c'è l'assegnazione lavorativa perché le abilità sono abbastanza alte, per cui questo è fatto. Confermiamo, allora andiamo, messo pausa, andiamo. Ah, allora, una ventata di freschezza questo appartamento. Quindi lui è amante del rosa e del viola, togliamo tutte queste cose così almeno si vede. Allora abbiamo all'ingresso, eccolo qua, questa è la porta d'ingresso, abbiamo subito una bella cucina a vista, eccola qua, mentre da questa parte abbiamo il salottino, eccolo qua, con i divani, questi cuscini, mi piace proprio. Qui abbiamo il cavalletto, qui abbiamo il violino, perché anche lui si era messo a suonare il violino quando era nell'altra casa, e qua ho messo il computer che gli servirà per la sua carriera. Qua ho messo questo mobiletto con la televisione, la radio e quant'altro. Qui ho messo delle decorazioni. Qua abbiamo il bagnetto, molto molto semplice. Ho messo la vasca doccia, ho messo un armadietto, ho messo qua il WC. È molto molto piccolo questo bagno. Vediamo se riesco a farvi vedere il lavandino. No, io ho dei problemi seri, cioè nel senso ormai è sodato. Eccolo qua, da questa parte dove sono io in questo momento c'è la doccia, mentre qua c'è il lavandino, il WC, un armadietto e lo specchio semplicemente. A fianco c'è la camera da letto. Allora, la camera da letto è in questo, fatta in questo modo. C'è un letto semplicissimo, questo quadro, un altro specchio, comodini, quant'altro. Da questa parte, vabbè, il mal di mare ormai sapete che c'è. Allora, da questa parte, lui è un tipo abbastanza particolare, lo avete capito, qua c'è una sua postazione con le sue cose, i profumi, eccetera, mentre non vi ho detto che la sua amica Luna gli ha fatto scoprire gli smalti e lui, guardate quanti smalti si è comprato, ragazzi, guardate che roba, ed è venuto subito appena ha acquistato questo appartamento, o comunque no, ha preso in affitto questo appartamento, è subito venuto a portare, le prime cose che ha portato in questa casa sono i suoi smalti, guardate che roba, la sua amica Luna, capito? Capito la sua amica Luna? Ebbene, quindi abbiamo anche per lui conseguito l'aspirazione, abbiamo trovato il lavoro, con l'aspirazione siamo messi a posto, siamo messi bene per tutti. Abbiamo trasferito tutti, come vi dicevo prima, i lotti li troverete in galleria, per cui mentre mandiamo Kim a fare cose, magari gli facciamo anche cucinare qualcosina, visto che è ora di cena, facciamo cucina, oddio, non so lui...
quale abilità abbia, vabbè, incendia la casa che te devo dire, facciamo dei tofu. E, quindi dicevo, farò in modo che troviate alla fine di questo video tutti i lotti che ho costruito o modificato in galleria e vi condividerò anche le varie unità familiari. Così se vi interessano potete scaricarle e giocare con loro. Siamo arrivati a questo punto agli sgoccioli di tutta questa situa e vorrei tirare un po' le somme. Allora, posso confermare che è possibile gestire 8 sim laureandi contemporaneamente, anche se in alcuni momenti non è stato poi così semplice e sono anche riuscita più o meno a rispettare le regole che mi ero prefissata. All'interno di questa unità familiare, cioè questa intendo quell'altra, quella che ho creato, c'è chi ha trovato l'amore, c'è chi ha trovato il migliore amico, chi si è praticamente divertito a struggersi d'amore, ma non si è capito bene per chi, ma dettagli. Comunque sia, sono giunta alla realizzazione e alla conclusione di questa challenge inventata da me insieme a voi. E se per caso vorrete provare a farla, fatemelo sapere nei commenti perché ne sarei davvero molto felice e anche curiosa di vedere quali dinamiche sviluppereste voi. Detto questo, devo rivolgere un ringraziamento enorme a tutte le persone che mi hanno seguita fin qui e che mi hanno sostenuta e supportata in questa mini avventura. Ringrazio di cuore chi si è iscritto al mio canale Strada Facendo, chi ha lasciato il suo like, chi ha commentato sotto i miei video. Se siete incappati per caso nel mio canale, vi invito ad iscrivervi e farmi sapere cosa ne pensate perché arriveranno altre serie prossimamente. Detto ciò, vi mando un abbraccio enorme, vi saluto e vi aspetto alla prossima avventura. Ciao! Ciao e grazie a tutti.